benvenuto in questo nuovo video. Oggi ci studiamo insieme la canzone Peace and Love dei Red Hot Chili Peppers. Allora, la prima parte che hai sentito nella preview era praticamente il riff portante della canzone. C'è nell'introduzione, poi nelle strofe, e anche lo special sarà più o meno comunque su questo giro. Allora, innanzitutto andiamo a sentire bene il suono del basso, lo estrapoliamo e sentiamo un suono fantastico che ha Flea. Senti che il suono satura un pochettino e quello che ho sentito io per cercare di imitarlo un pochettino è utilizzare il pick up al ponte, perché sento molto questo attacco medioso e bello deciso. Quindi ho selezionato sul mio Gibson Grabber, ho ben tre pick up, ho selezionato quello al ponte. Andiamo a vedere le note. Allora, parte è un riff in sol minore, noi partiamo con un sol. L'altra cosa che utilizza molto è lo stoppato delle note, che andremo poi a vedere piano piano. Quindi prendiamo il sol e la sua ottava al tasto 5 della corda re. Poi dopo andiamo a fare un emeron tra il fa e il sol acuto, accompagnato da un mi a vuoto, per cadere poi di nuovo sul sol sul terzo quarto. Dopo, sul terzo quarto, abbiamo di nuovo sol, sol acuto e una ghost note. Qua noi dobbiamo spostarci su si bemolle. Usiamo questa ghost note dopo aver dato sol acuto. Vedi che io lo do sulla corda di la, potresti anche darlo sulla corda di re. A me viene più comodo sulla corda di la perché lo posso dare con lo stesso dito scendendo. Si potrebbe anche alternare e sono buoni tutti e due. Andiamo sul si bemolle, sempre la sua ottava. E poi scende in do. Sempre la ghost note. Vedi, io do il si bemolle acuto, poi devo spostarmi sul do, scendendo il mio dito va a colpire la corda di re in ghost. Puoi esercitarti con questo. Quindi arriviamo fin qua. Anche qua andiamo a mettere sul quarto sedicesimo un do in acuto, molto stoppato. Poi abbiamo... E poi ritorniamo sul sol. Allora, sul mi bemolle ci arriviamo con uno slide. Possiamo farlo o partendo dal re o anche un po' prima. Anche qua, ottava, ghost... Spostandoci su si bemolle, ottava, ghost, e poi riscendiamo sul sol per ripartire sulla terza battuta, che sarà uguale alla prima, tranne per il quarto quarto. Nel quarto quarto andiamo a fare re, re acuto, re bemolle, che poi scenderà cromaticamente sul do. Ok, normalmente lui si spostava con la ghost, invece qua ci va a mettere un re bemolle. E anche ritmicamente, attenzione, non è, ma è, quindi abbiamo due sedicesimi, un ottavo, ta 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 ta. Qua andiamo sul do, ultima battuta, do, 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 do. Attenzione qua a staccare bene le note. Per concludere il giro, si bemolle preso con lo slide, anche qua sempre ghost note,
Andiamo sul Re, Ghost Note e ritorniamo sul Sol. Si bemolle e ritorniamo sul Sol. Proviamo a prenderlo con la batteria. Rallentiamo un pochettino visto che Moises ce lo fa fare. L'originale è 84. Proviamo a metterlo 75. E suoniamolo insieme. E 4. Qua poi entrerà la chitarra, la voce e andrà avanti. Ma facciamolo ancora una volta, ancora più rallentato. Suonalo con me, tolgo il basso anche. Così ci sarà solo il mio e la batteria di riferimento. 3 e 4. Scusami, però volevo rallentarlo ancora di più. Mettiamolo a 70. Ripartiamo. 3 e 4. E così ad oltranza. C'è il ritornello. Io adoro quando Flea fa i bicordi. Questo succede per fortuna abbastanza spesso, ma io adoro Flea in generale perché trovo che ogni suo riff comunque sia fantastico. Allora, qua lui parte con un Si bemolle. È un Si bemolle maggiore, infatti lui suona Si bemolle e poi va a mettere la nota Re sull'acuto. Attenzione qua al ritmo. Ta 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 ta. Poi passa su un Sol, questo dovrebbe essere un Sol minore, ma non suona la terza, va a suonare la settima minore. Infatti suona Sol e Fa acuto. Anche qua attenzione al ritmo. Quindi sul Sol ci arrivi con uno slide. Dopo passa al Re. Questo sarà un Re minore perché ci suona il Re e il Fa naturale che è la sua terza minore. Anche qua un po' di lettura ritmica, ti lascio qua la trascrizione, seguila bene. Proviamo a suonarlo insieme, tolgo il basso, rallento un pochettino, mettiamo a 75 bpm. Due volte. Poi qua cambia l'accompagnamento e va a mettere un Si bemolle. Io lo prendo al tasto 13, anche nella tab mi sembra che lo suggerisca in quella posizione. Si bemolle, La, Sol, Fa e poi finisce su Mi bemolle. Quindi è una specie di scala discendente. Si bemolle, La, qua lui li segna come ottavo, pausa, pausa, ottavo, tutti ottavi. Io tendenzialmente lo suono un po' più lungo, quel primo La. Lo penso come se durasse uno. Ta, un ta, 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 ta. Qua sul Fa e sul Sol e sul Fa, scusa, ci mette una ghost note sull'ultimo sedicesimo. Ta, un ta. Ta, 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 ta. Sul Mi bemolle andiamo a suonare il Sol sull'acuto che rende l'accordo Mi bemolle maggiore. Qua attenzione anche al ritmo. Poi per ripartire
va a mettere un mi bemolle, quindi sol acuto, ta 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 ta. Io poi qua sposto, anche se la nota con cui parte nell'ultimo quarto è sempre un mi bemolle, perché vado a fare così. Di qua poi andrà sul sol e ripartirà con la canzone. Questo bene o male è tutto il giro che vai a trovare nel ritornello, mentre la strofa l'abbiamo visto prima, lo special va a fare più o meno quello della strofa e tu in pratica hai tutta la canzone su. Ti consiglio di caricarla anche tu su Moises, così puoi rallentarla, puoi togliere il basso, puoi mettere solo il basso e sentire cosa suona, puoi fare tante cose. Andiamo a suonarci ancora un'ultima volta, rallentiamo ancora un po', da 70 la portiamo a 68, io inizio a salutarti e noi ci vedremo poi, se lo vorrai, al prossimo video. Ciao, a presto. Suonano insieme a me. 4 Cambio.